L'idea dell'opera nasce da una poesia di Montale, in cui lui scrive, forse un mattino andando in un'area di vetro, dove lo spazio si dilata, si contorce intorno a lui e percepisce il vuoto come qualcosa di reale, però vicino ha un'idea più nichilistica, diciamo, più legata al nulla, questo vuoto. In questa installazione, partendo da quel pensiero di Montale, che è una poesia tra l'altro del 1923, quindi molto antica, e comunque slegata da quelli che poi saranno le grandi scoperte della fisica quantistica e della relatività generale, e in cui appunto questo vuoto assume un'importanza fondamentale diventa un vuoto legato da una grande energia che è quella della gravità, che è quella appunto che dà il nome all'installazione stessa, la gravità che tiene insieme tutto e tutti. Lo spazio sappiamo che è formato di qualcosa che oltre al tempo è anche l'insieme di altre energie, come appunto la materia e la forza, che diventano tutt'uno nella nuova visione scientifica della fisica. E in questo aspetto io ho cercato di realizzare qualcosa che desse l'idea della gravità come un elemento di forza che unisca, in modo tale che le persone, muovendosi poi all'interno di questa installazione, possano avere un'esperienza quasi particolare, muovendola nella loro disequilibrio, possiamo dire, degli elementi stessi, che però sono stranamente, sono fatti in modo tale da permettere di mantenere l'equilibrio stesso, quindi le persone muovendosi all'interno di questi elementi che non dovrebbero poter stare in piedi da sé perché diciamo, la base è troppo piccola rispetto all'altezza e al peso stesso di cui sono fatti, con questa mela che ha duplici significati, di questa mela che si trasforma, che oltre a essere qualcosa così di questo metallo, che quindi anch'esso pesante, però che si ossida, si trasforma e muta come tutte le cose. Questa mela che rappresenta sia l'idea così, che è abbastanza novellistica, quella fatta da Newton sulla famosa mela che gli cadde sulla testa, per cui dopo ebbe l'idea, diciamo, del senso della gravità. Ma sia anche quella della mela, la mela che può contenere nel suo interno, una sola mela, il nucleo degli atomi di tutte le persone che vi sono sulla Terra. Praticamente 7 miliardi di persone, la materia di cui sono fatte, il solo nucleo, starebbe all'interno di una mela per tutte quante. Una sola mela, perché noi in realtà siamo fatti proprio di vuoto, perché ogni atomo della materia di cui è fatto ciò che noi percepiamo e vediamo è fatto in modo tale per cui il nucleo è una parte infinitesimale di questo atomo e gli elettroni volteggiano, diciamo con questo termine così un po' poetico, intorno a questo nucleo, una distanza che possiamo paragonare per proporzioni a quella del Sole con Plutone, quindi in uno spazio infinitesimale. Quindi abbiamo come la percezione di questo vuoto di cui siamo fatti e dobbiamo averne quasi una coscienza. Ecco, in questo spazio, che è stata un'idea di Andrea Margheritelli di propormi questa soluzione, è fantastico perché questo spazio qui, che è stato costruito ora di recente, realizzato con questi materiali che naturalmente si riallacciano agli Stoni Giordano,
e poi tutti altri materiali che sono quelli della pietra, ma non solo, l'ambiente che è un ambiente storico in cui la pietra esiste per davvero, che è formata da questi pilastri, da questi archi fantastici che sono così antichi. In questo spazio qui si innesta sia come concetto appunto della materia stessa che si collega a quello, e poi sembra quasi di vedere il Duomo di Milano rovesciato, e con queste guglie che le riportano, è quasi un'immagine fantastica che ricorda Milano stesso.